Io mi sentirei isolato quando i metalmeccanici e i lavoratori non ci seguono più. Quelli che oggi sono lontano dai lavoratori e dal paese sono quelli che fanno le mediazioni senza tener conto di quello che pensano le persone. Finché gli scioperi sono partecipati, le assemblee anche e le piazze piene, chi è isolato non è il sindacato. E chi si dovrebbe interrogare sulle cose che sta facendo sono proprio le forze politiche, perché in questo modo si distaccano dal paese e non si rendono conto di qual è la reale situazione nel nostro paese. Ha cambiato semplicemente le politiche, perché quando ha dato 80 euro noi abbiamo detto che eravamo d'accordo e bisognava estenderli anche a quelli che non li aveva dato. Quando ha detto che voleva tassare le rendite finanziarie noi abbiamo detto siamo d'accordo, anzi bisogna proseguire e tassare, mettere su anche una tassa sui grandi patrimoni. Poi non lo so cosa è successo tra luglio ed agosto, perché non c'era neanche particolarmente caldo quest'anno, quindi non so lì cosa sia successo, ma di sicuro, ma non solo, lì mi pare che ci sia un patto anche con la Confindustria, un patto con i poteri forti, al punto che quello che oggi sta venendo avanti è una politica che non sta affrontando i problemi dei lavoratori. L'idea che per creare lavoro si può cancellare lo statuto e quindi rendere più facili i licenziamenti o far pagare un po' meno di tasse alle imprese non solo è sbagliata contro i lavoratori, ma non è vero e non risolve nessun problema. E il governo oggi non sta affrontando le questioni di fondo che ci hanno portato in questa crisi e noi avanziamo una proposta alternativa. E quando il governo decide di non confrontarsi con il paese, con i lavoratori, non sta facendo un torto a Landini o a Camusso, sta facendo un torto ai milioni di lavoratori che si operano e ai milioni di lavoratori che tengono in piedi questo paese pagando le tasse. Beh, ma chiedo a qualsiasi italiano, si è accorto che l'Italia era presidente della Commissione europea in questi 6 mesi? Cioè cos'è cambiato? Le manovre che stanno facendo, cosa hanno cambiato? Le manovre sono dentro i vincoli previsti dall'Europa, siamo dentro totalmente quei vincoli, non è che ha cambiato il pareggio di bilancio, non è che ha deciso di far ripartire gli investimenti, non è che ha aperto una battaglia per non pagare gli interessi, non il debito va pagato, ma perché dobbiamo pagare quella quantità di interessi folle e non liberare risorse invece verso gli investimenti? Perché non è stato messo in discussione il patto di stabilità? Perché non è stata fatta una lotta all'evasione fiscale per fare ripartire gli investimenti? Qui c'è bisogno di costruire un'altra idea d'Europa, stando dentro. Dentro quei vincoli noi andiamo a sbattere e il governo è totalmente dentro quei vincoli. Cos'è cambiato rispetto alle politiche dei governi precedenti, quelli di Letta, quelli di Monti? Cos'è cambiato? Siamo totalmente dentro quello schema. Allora questo è il tema che noi stiamo proponendo, anzi siamo di fronte al fatto che questo governo, a diversità di quelli precedenti, ha scelto di mettere in discussione addirittura il diritto stesso dei lavoratori di poter esistere, tentando un attacco anche ai contratti nazionali e rendendo più facili i licenziamenti. Questa è una follia pura. E noi non abbiamo nessuna intenzione di seguirlo su questa strada. Alle prossime assemblee, grazie a tutti. Un'iniziativa sia nazionale, ma dire che la continueremo anche dopo nei luoghi è se capiamo la gravità della situazione e non vogliamo che passi una. Perché non si fa invece una nuova legge sugli appalti? Perché non si stabilisce che la responsabilità a 2-3 euro all'ora e gli dicono che è anche legale, che stanno rispettando tutte le condizioni? No, provate a riflettere. Vuol dire che lui vuol negare il vostro diritto per competere con altri lavoratori che fanno il suo stesso prodotto da qualche anno. Solo la Fiat in Italia non c'è più, non c'è l'FCA, non c'è neanche più il gruppo Fiat, no? Perché non erano d'accordo su nulla, perché dicevano di no. A distanza di 4-5 anni non stiamo sostenendo che lo statuto dei lavoratori può essere esteso a tutti. E badate che non stanno a licenziare, ma ti possono anche demansionare e possono controllare anche a distanza il tuo lavoro nelle forme che ritengono più. Il governo che dice che lui non vuole. Un documento, la Confindustria diceva che in Italia bisogna mettere nelle condizioni, detto in italiano, il modello Fiat che si propone venga esteso. Vi ricordate quando industriali del nostro paese possono saltare da quello della siderurgia a industriale senza un'industria siderurgica degna di questo nome? Noi diciamo che il governo, anziché cancellare lo statuto dei lavoratori, è molto precisa. E questa è anche la condizione per non avere in Italia e non li hanno fatti proprio per i costi della criminalità. Allora perché le norme di autoriciclaggio? Anzi, siamo alla follia che la legge, che è il modo per far ripartire gli investimenti e quindi fare una riserva, perché se può andare male affronta questa situazione. È stata una politica urbanistica un po' folle, diciamo così, ma sei di fronte al fatto che non anche con l'Italia, perché è importante? Perché gli si può girare attorno finché si vuole. I privati, dei nuovi posti di lavoro non ne crei e non difendi neanche quei dati. E siamo il paese in Europa
dopo la Grecia, che è il tema e il punto di fondo, e avere una politica in un paese che ha una politica industriale. Non abbiamo un piano nazionale dei trasporti, ancora delle diversità sul piano del fisco, sul piano dei salari, sul col sindacato tedesco. La stessa Germania, che come sapete era tutto orientata all'esportazione, sta calando, i paesi va male. E quindi c'è un problema di rilancio complessivo, no? Alluvioni, sentivo stamattina venendo giù e si leggeva sui giornali che addirittura le regioni, perché se uno dice cos'è il patto di stabilità significa che se ci sono anche dei